Il piazzale antistante alla Casa del Fascio è infestato dalle erbacce. Il monumento ai caduti sul lungolago ora è pulito, ma in passato, come vediamo nelle immagini, troppo spesso è stato scambiato dai vandali per una tavolozza da imbrattare con le bombolette. E l'asilo Sant'Elia di Via Alciato mostra impietosi i segni dell'età. Ecco lo stato di conservazione dei gioielli razionalisti di Como, per i quali si vorrebbe candidare la città a patrimonio dell'UNESCO. Di tutti i monumenti trascurati, però, almeno uno riceverà a breve le cure necessarie. È la fontana di Piazza Camerlata, dimenticata in mezzo a traffico e smog. Lo annuncia, forte di 150.000 euro messi a bilancio, il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Como, Antonio Ferro, che nel 2009, in un convegno proprio alla Casa del Fascio, lanciò la conservazione programmata dell'architettura moderna di proprietà comunale, un piano dedicato al Monumento ai Caduti, all'Asilo Sant'Elia e alla fontana di Cesare Cattaneo e Mario Radice, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo. Abbiamo dovuto posticipare per mancanza di fondi, ha dichiarato Ferro al Corriere di Como. In autunno vedrete le impalcature sulla fontana per il completamento della mappatura del quadro fessurativo. Poi speriamo che la prossima estate parta il restauro vero e proprio. In merito all'opera di Cattaneo e Radice, però, non siamo stati immobili, continua Ferro. Abbiamo infatti avviato il monitoraggio sull'evoluzione dell'opera e arrestato l'invisibile degrado interno dovuto alla condensa sulle parti metalliche con apposite endoscopie. Crediamo ancora al progetto, conclude il dirigente comunale, ma ci siamo dovuti scontrare con un baratro, quello dei soldi.